L'esigenza è stata quella di rafforzare i controlli in alcune zone calde della città, come il quartiere Rancitelli e le aree di risulta. Dal vertice in prefettura è scaturita l'operazione congiunta di carabinieri, questura e guardia di finanza. 100 uomini dispiegati sul territorio che in poche ore hanno tratto in arresto 8 persone, alcune in flagranza per i reati di furto e spaccio di droga. In questo momento serve far sentire il fiato sul collo ai criminali e soprattutto dimostrare alla gente che lo Stato c'è. Noi lavoriamo quotidianamente, abbiamo attivato diversi tavoli, da ultimo appunto abbiamo attivato una cabina di regia anche per monitorare l'elargizione dei fondi del PNRR. Io parlerei di una criminalità presente, ma dobbiamo monitorarla e contrastarla senza enfatizzare nelle esagerazioni. Nel corso dell'operazione, che il questore definisce frutto della tenuta degli apparati dello Stato, sono state identificate 230 persone. Due extracomunitari non regolari saranno trasferiti, eseguite diverse ordinanze di custodia cautelare. La straordinarietà sta proprio nell'ordinarietà dell'impiego. Cioè le forze di polizia in tutta Italia, ma a Pescara quindi anche in particolare, che noi operiamo e quando arriviamo verso il vertice ci unifichiamo. Noi speriamo di garantire sicurezza e far capire al cittadino che ci siamo. Lo sforzo è uno sforzo importante, quindi noi facciamo prevenzione, cerchiamo di evitare la commissione di reati contro il patrimonio soprattutto. Abbiamo controllato sia persone fisiche che esercizi commerciali, quindi la presenza dello Stato è a 360 gradi. Il fatto di essere presenti qui vuol dire che l'unione fa la forza, i risultati lo dimostreranno.